tuo marito sarebbe rosso, eh. Allora si sta riprendendo. Certo. Siccome va aperto, ma non mette l'occhiale. No, tesoro, non mi riprende così. Salvatori con l'occhiale. Salvatori con l'occhiale. Allora, siccome si ragionava, mi ha voluto mettere la barzelletta. Che mi ha raccontato. Con le zie, la racconto. Mi ha voluto mettere la barzelletta che mi ha raccontato un mio amico. Allora. Nel corridoio dell'ospedale c'è due medici, no? Sono lì che camminano, che parlano di operazioni, di cose, di ossa, di squartamenti. Mentre camminano ti vedono uno che cammina in questa maniera qui. Sicché loro sono dietro, che gli camminano dietro e uno li fa quella. Il signore, secondo me, ha avuto un grosso problema all'anca e è stato operato. E l'altro è tanto ammirato, no? Questo è davanti tanto. E quell'altro li fa, dice, no, vedi, guarda, si vede da come manda l'anca e da come tiene il bacino, ha avuto un grosso incidente, secondo me si è rotto il bacino e glielo hanno ricostruito. E quell'altro fa, te lo dico io, lo vedi che l'anca è tanto questa manda davanti, se è così, questa maniera lì, cioè vedi che l'anca come la manda in questo modo la allarga, perché l'anca sicuramente si era fratturata e gliel'hanno rimessa a posto. Però ti fa, no, vedi che tiene il culo un po' fuori mentre muove l'anca, tiene il culo fuori, vuol dire che il bacino era completamente compromesso, no? Alla fine fa quella, ascoltate, si fa presto, si chiede, accelerano il passo e lo fermano e fanno, scusi signore, questo morì cammina così, si gira, no? E questi li fanno, senta, siccome siamo due luminari dell'ortopedia, volevamo sapere, secondo me lei ha avuto un problema grosso all'anca, è stato operato. Secondo il mio collega, lei ha avuto un incidente e si era compromesso in modo quasi irreparabile il bacino, per come si muove. Questo amore le guarda un po' e mi fa, no, cioè, si è sbagliato in tre, abbiamo fatto l'errore in tre, dice, perché in tre? Dice, perché lei è convinto che sia l'anca, invece l'anca ce l'ho tutti e due perfetti. Lui era convinto che fosse il bacino, invece c'ho un bacino perfetto, potrei andare a corsa da qui a Montinero. E io invece ero convinto fosse un po' d'aria e mi sono calata addosso. E io non ho capito, Dio santo! Io ero convinto che fosse aria e invece mi sono calata addosso.